Buonasera a tutti ragazzi, allora, intanto qua non so, gente come Delimello, Mr. Hyde, come altri youtuber ormai iniziano parlando di un discorso, poi vedono che si fa successo parlare di calcio e si buttano a parlare di calcio, fregandoci a noi visualizzazioni, iscritti e soprattutto rispetto, perché alla fine gente come me e gente che non so come Kinoshi ad esempio, che tra l'altro gli faccio i complimenti per aver superato 20.000 iscritti oggi. Si fanno il culo così, da inizio canale YouTube, parlando di calcio e della propria squadra del cuore, poi arrivano questi qui che iniziano con un altro argomento e poi dopo un po' che hanno 100.000 iscritti, 200.000 iscritti, iniziano a parlare di calcio, di Juve, fregandosi iscritti, visualizzazioni, ma soprattutto, ripeto, non avendo rispetto di chi si fa un culo così, perché adesso Mr. Hyde, faccio un esempio come Delimello, Delimello si è già aperto un canale da tempo, Mr. Hyde si aprirà un canale dove parlerà di Juventus, però per lui alla fine sarà facile superare anche Kinoshi oltre 20.000, perché qualcuno di sicuro, anzi molti di sicuro andranno da quel canale che ha già a quello dove parlerà di Juve. Per carità, Mr. Hyde ha detto che fa l'allenatore e ci pensava da un po'. Ok, se io facevo l'allenatore avrei già pensato da un po', appunto, di aprire il canale e lo avrei già aperto. Lui, insomma, ha aperto il canale sotto sulle orme di YouTube fa cagare, facendo critica su YouTube, e poi adesso, vabbè, ripeto, non voglio fare guerre e quant'altro, semplicemente dico la mia, che secondo me non è rispettoso nei confronti di chi si fa il culo così e che ha aperto il canale, soprattutto parlando di calcio e della propria squadra del cuore. Ecco, quello è. Che poi Kinoshi lo considero il vlogger juventino con più iscritti, perché gli altri, appunto, quelli che hanno aperto il canale con gameplay e poi si sono buttati a parlare di Juventus dopo 50-60.000 iscritti o 100.000 iscritti, non li considero assolutamente vlogger juventini e calcistici soprattutto. Li considero un termine che non voglio usare. Comunque, tornando a noi, parlando di cose serie. Sapete, io ho criticato Allegri, io sono uno di quelli che se deve criticare, critica. Ah, tra l'altro, dopo la partita di ieri mi sono dimenticato di dire un paio di cose, anzi una cosa, che molti mi dicono, ma era prima del girone, ma eravamo contro Barcellona. Cioè ragazzi, io ho visto parecchie partite, parecchie. In questi ultimi anni ho visto la Juventus giocare contro Barcellona 3 volte, ok? E in tutte e tre le volte ho visto azioni del Barcellona che mi davano l'impressione di poterci fare gol da un momento all'altro. Ieri non è accaduto questo, ma questo non vuol dire che deve essere un lato positivo, anzi, è un lato negativo, secondo me, perché è vero che noi avevamo infortunati, avevamo molti giocatori nuovi e quant'altro, e probabilmente è vero che fra 2 o 3 mesi, e l'ho detto anch'io, lo dico e lo continuo a dire, fra 2 o 3 mesi vedremo un'altra Juventus, ok? Speriamo il meglio, vabbè. È altrettanto vero che anche loro, anche se avevano solo Dembélé, comunque anche loro sono a inizio stagione, ok? E non sforzandosi, ci hanno dato 3 pere. Cioè, papale papale, ci hanno dato 3 pere senza sforzarsi, senza creare le 10, le 7 palle gol nitide che creavano sempre contro di noi, ne hanno create 4, 5, hanno fatto 3 gol. Noi ne abbiamo create probabilmente uguali, 0 gol. Ragazzi, non è una cosa della quale bisogna preoccuparsi. Questa per me, sì. Higuain, per fortuna, non verrà squalificato. Sono contento. Vabbè, comunque, a parte questo, quando parlo di Allegri e lo critico perché probabilmente sono credibile perché chi mi segue sa che sono sempre stato non un difensore di Allegri, perché non sono un anti qualcosa o un pro qualcosa, sono gobbo e basta. Quindi se c'è da elogiare Allegri, vi ricordate Sassuolo Juventus 1-0 2015? Là chiese addirittura
dimissioni di Allegri. Poi fece 25 vittorie in 26 partite, cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, dal Juventino migliore all'anti-Juventino peggiore, quindi è stata una cosa che ci ha sorpreso un po' tutti. Però io Allegri lo elogio e lo elogiavo quando faceva le cose giuste e quando fa le cose giuste. Quando sbaglia lo critico. Ok. E fin qua ci siamo. Ma lo critico in maniera costruttiva, perché poi ovviamente se poi ci fa fare dei mesi allucinanti, vergognosi, sono il primo a dire dimettiti o esoneratelo. Va bene, perfetto. Però faccio io delle critiche costruttive, cioè dico, Allegri ha fatto giocare male la squadra per questi motivi, cioè, cosa ho detto? Non è di parola, nel senso che aveva detto che faceva una squadra in questi 2 mesi in propensione offensiva e non l'ha fatto. Quindi non ha allenato la squadra nei movimenti, senza palla, perché ieri ho visto cose allucinanti, passavano il pallone e quello che passava il pallone non faceva la sovrapposizione, stava fermo. Quindi in movimento c'era solo quello che aveva il pallone. Questa è una cosa che a calcio non può accadere, assolutamente. Nel secondo tempo ancora peggio. E questa è la critica che ho fatto ad Allegri. Movimenti, schemi, diciamo appunto soprattutto movimenti senza palla, scambi di posizione, perché il tridente voglio in attacco, il tridente deve scambiarsi. Questo voglio vedere scambio di posizione che avevo visto in parte contro Chievo Verona, però è il Chievo Verona. Mi aspettavo un qualcosina di più a Barcellona. Non dico, ripeto, vincere per forza, però un qualcosina di più di sicuro. A parte azioni personali non ho visto, ho visto l'unica azione, sì, ma anche lì è stata un'azione personale che è stata di Douglas Costa, che l'ha passata a Bentancur. Ma non, vabbè, a parte questo, però quello che a me fa incazzare è quando vedo vlogger juventini o anche qualcuno che fa post che è stato sempre prevenuto nei confronti di Allegri e quindi quando deve criticarlo, quando perdiamo soprattutto cosa fa? Ma anche quando vinciamo, però vabbè. Ieri hanno detto è normale se giochi di merda. Ma io voglio domandarvi a voi. E qua devo dare ragione ad Allegri che aveva risposto a una domanda simile sabato. Cosa significa per voi giocare bene? E cosa significa per voi giocare me di merda? Ok? Voglio capire, perché non potete buttare lì il sasso e levare la mano ogni cazzo di volta e dire vabbè, finché giochiamo di merda è normale fare ste figure. Ditemi, io ho detto perché abbiamo giocato di merda. Voi non date motivazioni alle vostre sentenze, non date motivazioni ai vostri giudizi. È troppo facile dire semplicemente Allegri fa giocare di merda le sue squadre. Non ha senso, capite? Non è un discorso logico, non è un discorso da persone intelligenti. Voi dite, fate le chiacchiere da bar. Cioè, se io vado in un bar e parlo con degli anziani di 60-70 anni, dicono le stesse cose. Io vado in un bar oggi, stasera vado e dico: cosa pensi ieri della sconfitta a un anzianotto ovviamente juventino, della sconfitta di Barcellona? Cosa pensi? Fa Allegri è un coglione perché non fa giocare bene la squadra, fa giocare la squadra di merda. Questo mi dice le stesse cose che sento da voi, che leggo da voi, ma non dandomi una motivazione. Perché per te ha fatto giocare male la squadra? Cosa non ti è piaciuto? Nessuno mi dice questo. C'è qualcuno che dice, ma non mi piace, non mi piace, ma il Napoli. E il Napoli cosa ha vinto in questi anni? Cosa ha vinto in questi anni giocando bene? E poi ripeto, giocare bene secondo me è a livello tecnico e tattico. Non solo fare scambi di posizione e poi lasciare buchi in difesa. Cioè, capite? Io sono il primo a dire che ieri la Juventus non ha giocato bene, ma non mi fermo a dire questo, vado oltre e dico, la Juventus non ha giocato bene perché Allegri, secondo me, non ha allenato la squadra con l'assenza di Mandzukic a fare scambi di posizione, gioco, movimenti e quant'altro. Questo per me è la motivazione che do del non gioco, del gioco, fine a se stesso,
di ieri e di questo inizio campionato di Allegri, perché Allegri fa giocare, diciamo, mette il perno della squadra su Mandzukic, cioè noi siamo in difficoltà in difesa, cosa facciamo? La lanciamo lunga per Mandzukic che fa la sponda per Higuaín, che poi qualcosa succede. Questo è quello che io spiego, che io do la mia spiegazione, perché poi per molti Mandzukic è indispensabile, lo è anche per Allegri, purtroppo questo dimostra che è più un pregio, è più un difetto che un pregio la presenza di Mario. Senza nulla togliere a Mandzukic, quello che ha fatto, lotta come un leone, quant'altro, adesso non è in forma, è bene spiegarlo, è bene chiarirlo. Però questa è la mia motivazione che do perché dico la Juventus non sta giocando bene o non ha giocato bene ieri. Va bene, perché dico in Italia si gioca in un modo, ti fanno giocare in un modo le altre squadre, tu ti accontenti di giocare in quel modo e non fai nulla per giocare in maniera più europea anche a Barcellona. Ieri mi aspettavo una Juventus più europea, più scambi di posizione, quello che ho detto. Forse con Higuaín questo non si può fare? Perfetto, allora proviamo Dybala falso 9 con Costa e Bernardeschi negli esterni, come esterni, porca troia, ok? E questa è la mia motivazione. Fine, ma uno che mi dice Allegri fa giocare di merda le proprie squadre. Allegri, abbiamo perso perché Allegri ha fatto giocare di merda la squadra. Ma abbiamo un gioco di merda. Ma Allegri è un gioco di merda. Ma dai, una cazzo di motivazione. Se no non sei credibile. Cioè, la gente mi segue, anche se per voi sono pochi, ma quei pochi mi seguono perché sono credibile. Perché se io prima elogio Allegri e poi lo critico, è perché ho il mio perché. Scusate il gioco di parole. Ho le mie motivazioni e do soprattutto le mie motivazioni. Non faccio chiacchiere da bar, parlo di calcio perché io, e non voglio fare l'arrogante, però sono sicuro di sapere qualcosa di calcio. Va bene? Tutto qui. Evidentemente, se voi fate chiacchiere da bar dicendo la Juventus gioca di merda perché Allegri è un allenatore di merda e fa giocare di merda le proprie squadre, significa che evidentemente più in là non riuscite ad andare, non potete parlare di calcio. Perché non ci riuscite? Perché non avete conoscenze e competenze. Tutto qua, ok? Buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video, sempre fino alla fine. Forza Juventus!